La Santa Messa, celebrata dall'attuale pastore della comunità ecclesiale leccese Domenico D'Ambrosio, è un affollato incontro di studi alla presenza dei tre nipoti e dei tanti tra sacerdoti e laici impegnati nell'associazionismo cattolico che hanno vissuto molto da vicino gli insegnamenti di Monsignor Michele Mincuzzi negli 8 anni del suo ministero alla guida della diocesi metropolita di Lecce. Non è stata una commemorazione, ma un momento di fede forte, la celebrazione dei 100 anni dalla nascita dell'alto prelato di Bari, che fu arcivescovo qui nella città barocca dall'81 all'89 e dal 97, anno della morte, riposa nella cripta del Duomo. Ricostruire, come ha fatto nella sua relazione Fulvio De Giorgi, attraverso scritti e ricordi, la figura di Mincuzzi è esercizio quanto mai carico di riferimenti all'attualità. Perché è una carica di profezia e di coraggio che forse non è non troppo di casa tra di noi, anche all'interno della Chiesa. Forse oggi c'è qualcosa in più, Papa Francesco forse ci spinge in questa ottica e in questa direttrice. Le sue sollecitazioni continue al gruppo degli attivisti di Azione Cattolica dell'epoca, ai collaboratori dell'iniziativa editoriale Rosso di Sera, ai sacerdoti, a occuparsi degli ultimi, a fare, a impegnarsi per una solidarietà concreta, sono in linea con il messaggio di Don Tonino Bello, di cui Mincuzzi per primo intuì la portata, e preludio alla Chiesa povera per i poveri di Papa Francesco. Questo tratto del servizio che è fondamentale. In questo tratto penso che siano stati felici insieme lassù quando è stato eletto Papa Francesco.